Come avrete intuito dall'introduzione, oggi andremo a fare l'unboxing e il test del nuovissimo Ulefone Armor 17 Pro. È anticaduta, antipolvere, impermeabile, dotato anche di Night Vision per vedere di notte come di giorno, e in più la sua telecamera principale è la più potente tra tutti i rugged phone in circolazione, addirittura da 108 megapixel. Guardate quanto è grande! Ma non è tutto, perché nel video di oggi andrò a fare anche l'unboxing degli accessori disponibili, ossia la bellissima Magnetic Speaker e la cover protettiva dotata anche di moschettone integrato. Comunque non perdiamo altro tempo e partiamo con l'unboxing. Iniziamo dall'Armor 17 Pro e poi andremo ad aprire sia il case che lo speaker. Apriamo la scatola. Olè! Ed eccolo qua, questo color carbonio è veramente molto elegante, spicca subito la mega telecamera da 108 megapixel, guardate che bella. Tra l'altro noto subito che nonostante questo sia un modello rugged è veramente molto leggero, dopo per curiosità lo andremo a pesare. Adesso però continuiamo con l'unboxing, vediamo cosa c'è all'interno, oh mio Dio, c'è tantissima roba. Troviamo il triangolino che serve a rimuoverle la nano sim, il comodissimo laccio se volete tenere il cellulare al polso, un utilissimo vetro temperato di ricambio, il manuale di installazione e la garanzia 1, 2, 3 e 4, e addirittura hanno inserito anche questa comodissima e utilissima linguetta magnetica, e devo dire che è anche molto resistente, guardate. Vediamo cosa c'è qua sotto. C'è il caricabatterie da 66 watt, guardate che bello. E per finire ovviamente non può mancare anche il cavo di alimentazione Type-C. Ora è il turno dell'Armor Case, andiamo subito ad aprire la scatola. Mamma mia, sono curiosissimo. Eccola qua, emana resistenza. Una cosa che ho apprezzato tantissimo è che la parte posteriore è stata volutamente progettata ruvida, sentite? Così da aumentare il grip anche nelle situazioni più estreme. Ma ora lo andiamo a inserire. Guardate, basta due comodi click e il case è già installato. All'interno della scatola Ulefone ci dà la possibilità di scegliere tra la molla e il moschettone. Andiamo a testarli entrambi, partiamo dalla molla, che è veramente molto comoda, guardate. Per inserirla è semplicissimo, vi basterà inserire i due binari nella parte posteriore. Facciamo anche la prova di resistenza, usiamo il mio dito come cavia, apriamo la molla, lo mettiamo dentro, guardate, non cede a nessun tipo di vibrazione, anche le più potenti. Se non siete amanti delle molle e volete essere più sicuri, potete usare direttamente il moschettone, eccolo qua. Si collega sempre con lo stesso binario posteriore, vi basterà spingere fino in fondo finché sentirete il click, sentite? Sto provando a tirare con tutta la forza, ma guardate, non si stacca. Lo potrete usare per arrampicarvi al lavoro in qualsiasi situazione e non rischierete assolutamente di perdere il cellulare. E ora, per ultimo, ma non per importanza, andiamo ad aprire questo bellissimo Magnetic Speaker. Sono veramente curioso di vedere il funzionamento. Adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa scatola e dopo, nella seconda parte del video, lo andremo a provare direttamente col cellulare. Olè! È veramente molto leggero e anche il tessuto superiore è morbidissimo. All'interno della confezione ci sono anche i cerchi magnetici, uno da attaccare sullo smartphone e l'altro da attaccare nella parte posteriore, e il cavo USB di ricarica. Per fare un riassunto, questa è la dotazione base e gli accessori disponibili per l'Ulefone Armor 17. E ora andiamo a analizzare la struttura. Parliamo dello schermo serie Gorilla Glass, infrangibile e antigraffio, telecamera frontale da 16 megapixel e schermo in Full HD Plus con FPS a 120 Hz. Nel lato sinistro troviamo lo slot per le SIM, adesso lo vado a estrarre in diretta, eccolo qua. Guardate che bello, io lo chiamo triplo slot perché potete tenere in contemporanea nano SIM 1, nano SIM 2 e anche la micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB. E sempre su questo lato troviamo il tasto personalizzabile, fino a 3 funzioni. Nel lato destro invece troviamo il regolatore del volume, più e meno, e il tasto d'accensione e sensore di impronta digitale. E infine, nella parte inferiore, troviamo lo slot tipo C per la ricarica, gli speaker e il jack 3.5 per le cuffie. Nella parte posteriore troviamo i due LED, flash e infrarossi, la mega telecamera da 108 megapixel, guardate quanto è grande, la grandangolare e il Night Vision. Eccoci qua nell'home page di Android 12, andiamo a testare la sensibilità, proviamo a fare un po' di test di scorrevolezza, vediamo, andiamo più veloce, ma direi che risponde sempre perfettamente a tutti i comandi. Mi ha veramente impressionato perché è anche molto sensibile al tocco. Ma adesso, per andare a verificare la sensibilità del touchscreen, andiamo direttamente a fare un test con la mia app preferita, Test CPU. Andiamo a testare il multitouch, entriamo
Vediamo, come vi dicevo, mi segue sempre perfettamente ad ogni tocco. Proviamo anche con 5 dita. Appena ho fatto la pressione, gli arrivate completamente. E adesso proviamo la prova massima, 10 dita in contemporanea. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Ho premuto per meno di una frazione di un secondo, ma gli è già bastato per elevare entrambe le mani. Per cui con questo smartphone potete sia giocare che navigare utilizzando fino a 10 dita in contemporanea. Per quanto riguarda la scheda tecnica, monta il sistema operativo Android 12, processore Octa-Core, MediaTek Helio G99, GPU Mali G57 MC2, schermo touchscreen da 6,58 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, riconoscimento facciale, batteria da 5380 mAh con fast charge e ha superato i 3 test più difficili di resistenza, l'IP68, l'IP69K e il difficilissimo test militare STD810G. Vi ricordo, se per caso siete interessati come me a questo bellissimo smartphone, che vi ho lasciato il link diretto dell'offerta di Amazon nella descrizione di questo video. Per cui se volete comprarlo o volete approfondire la scheda tecnica, andate in descrizione, cliccate il link e troverete tutte le informazioni. Ora andiamo a approfondire la bellissima funzione del tasto personalizzabile. Per attivarlo vi basterà andare in tasto smart, andiamo a personalizzare il click singolo, scegliamo ad esempio aprire torcia, dopodiché il doppio clic andiamo a selezionare un'applicazione, andiamo a cercare YouTube e infine come premuta a lungo andiamo a selezionare ad esempio lo screenshot. E ora andiamo a provare le 3 funzioni che abbiamo installato. Partiamo col flash che si attiva a un tocco, vediamo, 1 e si è acceso. Per spegnerlo basterà fare di nuovo un tocco. I 2 tocchi sarà YouTube, vediamo, 1 e 2, ed aperto direttamente YouTube, e infine la pressione prolungata che ci farà lo screenshot, vediamo, 1, 2 e 3. E come avete visto ha fatto lo screenshot, è veramente un tasto comodissimo. Ora andiamo a testare il sensore di impronte digitali, mettiamolo in stand by, vediamo la sensibilità, partiamo col primo sblocco e l'ha sbloccato subito. Andiamo a fare altri 2-3 tentativi, rimettiamolo in stand by, vediamo, e 2 su 2, vediamo anche l'ultimo. Provo anche a metterlo in difficoltà girando il dito, ma l'ha riconosciuto lo stesso. Per cui direi che questo sensore di impronte digitale è approvato al 100%. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 17 cm, una larghezza di 8 cm e uno spessore totale di soli 8 mm. Ed essendo questo smartphone un rugged phone col telaio ultra resistente, è veramente un record. Infatti ho riscontrato in quasi tutti gli altri rugged che ho recensito uno spessore molto maggiore rispetto a questo Ulefone Armor 17. E ora è il momento del peso, andiamo a prendere la bilancia, la accendiamo e vediamo qual è il suo peso totale. Appoggiamolo sopra. Pesa esattamente 291 grammi e nonostante il telaio in metallo sono riusciti a tenere il peso inferiore ai 300 grammi. E ora siamo arrivati a uno dei punti di forza di questo bellissimo smartphone, ossia il comparto fotografico. Vi farò vedere delle foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente dalla fotocamera di questo smartphone. Come avete visto dagli scatti, le immagini sono veramente spettacolari, la qualità è ottima e anche per quanto riguarda i video, nonostante li abbia registrati in una giornata palesemente nuvolosa, non ho riscontrato particolari difetti. Per cui posso dire tranquillamente che il comparto fotografico di questo Armor 17 Pro è uno dei migliori tra tutti i rugged phone che abbia recensito fino ad oggi. L'altro punto di forza di questo smartphone, oltre alla telecamera, è lo schermo che è dotato di una frequenza di 120 Hz e in più potete anche andare nelle impostazioni per modificare la frequenza, così se non starete giocando potete diminuirla per aumentare la durata della batteria. Vi faccio vedere subito come si fa, andate nel display, dopodiché scendete, andate su display refresh rate, come vedete adesso è impostata a 120 Hz, ma potete anche diminuirla a 90 Hz oppure anche a 60 Hz. Tra l'altro lo schermo vi fa anche vedere qual è la differenza di lag tra le 3 frequenze. Si vede chiaramente che la prima pallina a 60 Hz lagga leggermente, quella a 90 Hz è un po' più fluida, per poi arrivare alla 120 Hz che è completamente uniforme. Ora torno a reimpostare lo schermo a 120 Hz, dopodiché andiamo nell'home page, selezioniamo YouTube, così andiamo a fare un test video. Visto che è appena uscito, ho selezionato il trailer del nuovo film di Avatar. Adesso lo andiamo a far partire, lo schermo in orizzontale, così potete ammirare la fluidità di animazione a 120 fps. Guardate, è veramente spettacolare.
Guardate come sono fluide le immagini, non ho trovato minimamente nessun tipo di lag e né rallentamenti neanche nelle scene veloci e repentine, per cui posso dire tranquillamente che questo schermo con refresh rate a 120 Hz è andato oltre le aspettative. E ora, come ciliegina finale, andiamo a testare questo bellissimo magnetic speaker. Per prima cosa dobbiamo connetterlo allo smartphone, per fare ciò dobbiamo intanto accenderlo, vi basterà tenere premuto per 5 secondi questo tastino, si accenderà, sentite? Poi prendete il vostro smartphone, scendete la tendina e attivate il Bluetooth, dopodiché andate nelle impostazioni, andate su Bluetooth, vi verrà aperta la selezione dispositivi disponibili, selezionate Magnet Sound Duo per l'accoppiamento, vi basteranno pochi secondi, fate clic su accoppia e il dispositivo sarà connesso. Ma la cosa bella e soprattutto molto utile è che tramite lo smartphone potrete anche vedere il livello di batteria dello speaker, guardate, attualmente è all'80%. Ed è molto utile, così saprete sempre quando è il momento di ricaricarlo. Ma adesso non perdiamo tempo e andiamo a fare subito un test dell'audio. Andiamo su YouTube, andiamo a selezionare test speaker smartphone, così trovo un video fatto apposta per questa funzione. Ho già selezionato il video e adesso lo faccio partire. Nonostante sia piccolo è veramente potentissimo, sentite che bassi! Per quanto riguarda la batteria, ha una durata per un utilizzo continuativo fino a 12 ore. E per caricarlo è molto semplice, vi basterà rimuovere la linguetta e collegarlo direttamente al cavo Type-C di ricarica. Ma la cosa bella è che questo smartphone, essendo dotato della bellissima funzione Reverse Surge, può essere utilizzato per ricaricare altri dispositivi, tra cui lo speaker. Prendete il cavo Type-C e andate a collegare un'estremità sullo speaker, ecco fatto, e collegare l'altra estremità allo smartphone, così da poterlo caricare anche fuori casa. Ma non è finita, perché l'Armor 17 Pro, oltre a ricaricare lo speaker, vi può anche ricaricare altri dispositivi come smartphone o tablet. E ora ve lo mostro subito. Ho qui un cellulare test, vado a collegare lo slot Type-C, guardate, sta cominciando a ricaricare. È veramente una funzione spettacolare, ma soprattutto utile nei casi di emergenza. Se vi è piaciuta la recensione, lasciate un like. Se volete essere aggiornati su tutti i prodotti di tecnologia, iscrivetevi al canale, così sarete aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Armor 17 e il link di tutti gli accessori. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino alla fine. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!